Salve, abitante della zona contaminata, benvenuto nel volto di Rene. Ok, dopo questa cazzata direi che possiamo passare a parlare della situazione coronavirus. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Ehi, bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo qui in un nuovo video dalla quarantena, perché ormai sì, tutta Italia è praticamente in quarantena. Quindi giustamente si deve trovare il modo di passare il tempo. Io credo di aver trovato il modo proprio perfetto, la cosa che mi piace più fare in tutta la mia vita. Infatti sto tipo facendo questo da quando sono chiusa in casa a causa del coronavirus. Sto parlando proprio delle live su Twitch, su Fortnite, anche se non porto solo Fortnite, ma da domani tipo ci saranno anche altri giochi. Beh, ho organizzato un setup a casaccio con la Play, che l'ho tolta dalla cucina perché io ce l'ho di là, e l'ho messa qui così da fare il mio setup con la Play, il microfono, le cuffie e il televisore, in modo da potermi chiudere dentro e stare in santa pace. Infatti, tra circa una mezz'oretta avvio la live. Quindi sì, io sto praticamente passando il mio tempo qui con voi in live su Twitch. E credo che sia un'ottima idea anche perché parli con altre persone, ti diverti perché fai una cosa che ti piace e comunque riesci a passare il tempo senza aver bisogno di scendere. Poi ovviamente vario anche con maratona di Netflix, tipo 3-4 serie una dietro un'altra, ma quelli sono altri dettagli. Diciamo che io ero in quarantena anche prima di andare in quarantena, quindi non ci sono problemi. Comunque scherzi a parte ragazzi, se dovete passare il tempo in qualche modo, appunto vi consiglio di seguirmi su Twitch, trovate il mio nome qui. E ancora scherzi a parte, veramente bisogna trovare un modo per passare il tempo perché altrimenti si impazzisce. Quindi il mio consiglio è fate qualcosa che vi piace davvero tanto fare, come per esempio per me giocare ai videogiochi o comunque registrare video per questo canale, per fare dei vlog o cose del genere. Oppure magari leggete, scrivete qualcosa, magari potete anche, vabbè, a parte fare le maratone di Netflix che sanno fare tutti, anche fare delle videochiamate con i vostri amici e parlare tramite videochiamate come se foste vicini, però ovviamente stando all'interno di uno schermo. Però comunque avrete appunto la possibilità di chiacchierare con i vostri amici senza magari dover scrivere per forza tre quarti d'ora con i messaggi su WhatsApp. So che è una brutta situazione, però se ci mettiamo tutti l'impegno passerà presto. Io comunque sto facendo anche altro, ovviamente non è che sto giocando tutto il giorno alla Play guardando Netflix, ma ovviamente si sono create le classi virtuali e a proposito di questo poi vabbè ci farò un video a parte e quindi sto anche facendo i compiti che magari mi richiedono anche più tempo perché giustamente non andando a scuola non è che ci assegnano l'esercizietto dal libro, ma ci assegnano qualcosa di più complicato comunque da svolgere. Quindi appunto i consigli che posso darvi io sono quelli di fare qualcosa che vi piace, leggere, scrivere, fare compiti perché anche studiare ovviamente fa parte delle nostre routine e ovviamente se non studiate adesso vi ritroverete davvero indietro con lo studio quando poi ritornerete a scuola. Poi un altro consiglio è magari quello di aprire un canale YouTube se avevate già la cosa di volervelo aprire ma non trovavate mai il tempo per farlo. Beh, questo probabilmente è il momento esatto per farlo, ovviamente se avete il consenso dei vostri genitori o comunque di chi vi comanda, tra virgolette. Ma soprattutto direi che è un ottimo periodo per fare qualcosa che non riuscivamo mai a trovare il tempo di fare. Ad esempio, prima di questo coronavirus io avevo iniziato a seguire un corso di digital marketing, ma non avevo mai trovato il tempo di finirlo, perché comunque tra fare le live per Twitch, fare i compiti per scuola, fare video su YouTube, eccetera, non avevo mai tempo per fare quel corso, quindi per seguirlo e per capirne di più, perché ovviamente se tu fai una lezione adesso e ne fai un'altra fra un mese non ti ricorderai mai niente, quindi deve essere una cosa fatta con costanza, anche una mezz'oretta magari al giorno, però appunto con costanza. E quindi sto approfittando di questo periodo di quarantena per riprendere corso e per imparare più cose possibili. Tra le altre cose vorrei anche ricordarvi che in descrizione trovate il link al mio sito di magliette dove appunto ci sono dei design di magliette e man mano ne caricherò sempre di altri. Quindi se siete interessati vi invito a fare un salto qua sotto. Bene, ma per adesso direi che con questo video breve ma intenso vi lascio. Questo era solo un video per dirvi di stare a casa e di trovarvi qualcosa da fare a casa, perché magari non ce ne rendiamo conto, soprattutto se siamo delle persone estroverse che sono abituate ad uscire spesso. Però anche stare a casa da soli può essere un'ottima cosa per riscoprire un po' se stessi e per riscoprire degli hobby che magari si hanno ma che si erano accantonati. Tipo a me
quando ero più piccola piaceva tantissimo disegnare e poi ho lasciato quell'hobby marcire. Invece adesso sto riprendendo anche a disegnare. È bellissima questa cosa. Comunque fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo video, cosa ne pensate della quarantena, che cosa state facendo in questi giorni soprattutto. E niente, io vi invito a seguirmi su Twitch sempre se volete vedere le mie live di videogiochi e a commentare e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E niente, noi ci vediamo martedì prossimo con un prossimo video sempre su questo canale. Bella!